Ciao ragazzi, oggi è il grande giorno. E salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Vi starete chiedendo come mai ho detto che oggi è il grande giorno, quando in realtà vi ho già portato l'unboxing di iPhone 12 e iPhone 12 Pro circa 3 giorni fa sul mio canale. Quelle però erano delle unità stampa che mi hanno consegnato prima del day one. Però oggi, venerdì 23 ottobre, è il day one ufficiale. Significa che chiunque può andare in un Apple Store e acquistare un iPhone 12 o un iPhone 12 Pro. Ma detto questo, come ogni anno io devo mantenere una promessa, che in realtà non è una promessa che vi ho fatto, però l'ho fatta a me stesso, ovvero quella di portarvi l'unboxing di tutti i colori di iPhone. In questo caso quindi vedete 4 iPhone 12 Pro sul mio tavolo. Ovviamente per il momento non lo farò anche con iPhone 12, quello toccherà all'iPhone 12 mini, ve lo spoilerò, lo acquisterò anche lui di tutti i colori. Ma dato che iPhone 12 Pro Max sarà il mio iPhone personale, ero molto curioso il day one di andare personalmente all'Apple Store. Sono appena tornato dall'Apple Store, acquistare tutti gli iPhone 12 Pro di tutti e 4 i colori e valutare anche insieme a voi quale ci piace di più. Come vedete, 3 di questi sono ancora impacchettati, poi ovviamente c'è quello Pacific Blue che invece è quello del video che avete già visto 3 giorni fa, ma in particolare partendo dalla sinistra abbiamo un iPhone 12 Pro da 128 GB in colorazione grafite, quello quindi nero, iPhone 12 Pro colorazione argento sempre da 128 GB, questo è un iPhone 12 Pro di colorazione gold da 256 GB, perché non è mio, cioè l'ho acquistato io ma è per un altro youtuber. Vediamo se nei commenti indovinate chi è. Spoiler, ci ho fatto un viaggio assieme a Miami e mi ha comprato una felpa e un marsupio. E poi, come vi ho già detto, iPhone 12 Pro Pacific Blue, che ve lo apro già perché era già aperto, è sempre lui, spoiler. Ma adesso rimettiamo il Pacific Blue nella scatola, perché partendo dal colore principale, il nero, li voglio aprire tutti assieme a voi. E quindi vi dovrò raccontare qualche storia mentre li apro, no? Vi racconto intanto questo aneddoto molto carino, che quest'anno, quando mi sono recato all'Apple Store per ritirare i miei ordini, tutti questi iPhone, c'era lo stesso identico Genius che mi ha servito la prima volta, ovvero un anno fa. Oramai siamo abbonati e lui me li dà sempre lui. Ed ecco la colorazione grafite, nera, scura, chiamatela come volete. Quello che mi sorprende però è che quest'anno un po' tutte le colorazioni tendono al chiaro. È vero che è un nero grafite, per carità, però sono tutte colorazioni molto molto chiare, o quantomeno molto chiare su tutto il retro, fatta eccezione per il comparto lenti fotocamera, che invece ovviamente, essendo un vetro molto più lucido, se non lo si punta alla luce diretta diventa, come potete vedere, un nero molto più accentuato. Però comunque questo è l'iPhone 12 Pro grafite. Passiamo al prossimo. Facciamo che li scarto prima tutti dalla pellicola, perché altrimenti dopo è troppo riflettente nel video e non mi piace, crea dei riflessi strani. Oh, guarda come sono belli adesso. Che poi peraltro in questo modo vi posso fare anche un confronto tra le varie scatole. Vedete che ovviamente hanno tutte la scritta iPhone sui lati, che ovviamente rispecchia le varie colorazioni. Lo stesso vale per il logo della mela, e ovviamente lo stesso vale anche per le illustrazioni che ci sono sulle scatole. Anche se effettivamente l'iPhone 12 Pro bianco, che è il secondo, questo qui, assomiglia molto come colorazione della scatola all'iPhone 12 Pro blu. E quindi infatti io pensavo che si fossero sbagliati, che mi avessero dato 2 blu, ero già lì e pronto a dire no, devo ritornare all'Apple Store. Continuiamo con l'unboxing. Apriamo subito la colorazione argento, quella più chiara, quella bianca, chiamatela come volete. Oddio, ho dovuto abbassare un po' l'esposizione della macchina fotografica perché altrimenti non si vedeva proprio niente, e anche ora comunque si vede molto poco. Come vi ho appena detto, tutti i colori tendono più al bianco rispetto che gli altri anni, sono più chiari. Ma questo è già bianco, però ve lo garantisco, è ancora più bianco. Come si fa, ragazzi miei? Come si fa? Questo però è particolare, perché anche da davanti si vedono i bordi bianchi, il bordo tutto in acciaio inossidabile che è tendente al, più che al bianco, diciamo uno specchio, direi che è uno specchio perfetto. La prossima volta che mi metto le lenti a contatto mi specchio qua nel logo della mela. Devo dirvi onestamente che bianco non mi ispirava particolarmente quest'anno, e invece dal vivo mi sono ricreduto completamente. È uno degli iPhone più diversi in foto e in vita reale, e anche lui lo abbiamo completato. Rimane l'iPhone 12 Pro colorazione oro, che vorrei un sacco tenermi, non solo per la colorazione oro, che avrete capito è quella che mi piace un po' di più, o meno che mi piaceva un po' di più a giudicare dalle fotografie, ma visto che dal vivo sono veramente molto diversi, se avete modo prima di acquistarli magari andate comunque all'Apple Store a vederli, anche se da questo video io proverò a fornirvi delle immagini il più accurate possibile con i colori.
Anche nel caso del Gold, come potete vedere, è molto più chiaro rispetto agli altri anni. Ricorda un po' il colore Gold del primo iPhone d'oro, il 5S, che effettivamente era mattonella, quindi è molto simile. Però sapete cosa? Visto da vicino, non è oro, è un bianco sporcato, leggermente tendente all'oro. Tanto che effettivamente non sono più convinto al 100% che questo sarà il mio colore definitivo. Devo dire che è una scelta molto difficile, perché sembrano tutti molto premium, sono tutti colori molto premium, soprattutto il bianco, raga, sembra praticamente oro bianco. E forse vi dirò che il bianco dal vivo mi piace un po' più dell'oro. Poi ovviamente, per chi si fosse perso il mio unboxing principale, intanto siete delle persone cattivissime, andate a recuperarlo. Però vi ripropongo anche qui l'unboxing dell'iPhone 12 Pro Pacific Blue, che però, ripeto, è sempre quello di qualche giorno fa, quindi l'avete già visto. Ovviamente in tutte le confezioni in egual modo troviamo il cavo USB-C Lightning e il libricino designed by Apple in California. Chiaramente non troviamo alcun tipo di alimentatore, perché Apple lo ha tolto, ma questi sono effettivamente i quattro nuovi colori degli iPhone 12 Pro e Pro Max di quest'anno. Ma vi ruberò giusto qualche altro istante per fare qualche considerazione finale su questi colori, ora che effettivamente li ho a casa mia, tutti li posso guardare con calma. Partiamo da una considerazione generale: com'è l'estetica di questi quattro nuovi iPhone con uno sguardo d'insieme, senza porre distinzione tra i vari colori. Generalmente li avete visti, i nuovi iPhone 12 Pro hanno un look molto più a mattonella piuttosto che quelli vecchi, ricordano molto l'iPhone 5, e per il primo anno abbiamo il retro completamente pulito, cioè semplicemente il logo della mela e basta, in quanto i markings e i loghi sono stati spostati sul bordo destro, e l'unico elemento che rompe la monotonia del colore sul retro è appunto il riquadro fotocamere, che come ogni anno è realizzato con un tipo di vetro diverso, con una tecnica diversa, che quindi lo rende molto più lucido, più o meno dello stesso colore della mela, dai, ci può stare. E poi un altro elemento grafico che contraddistingue i nuovi iPhone 12 Pro dai 12 sono i bordi in acciaio inossidabile, che anche l'anno scorso erano in acciaio inossidabile, però quest'anno sono molto più spessi e quindi molto più apprezzabili alla vista, diciamo. Tra l'altro, sempre un attimo, fatemi appoggio il mazzo di carte e poi continuiamo a parlare. Posso fare una considerazione al volo, ma sono l'unico idiota a cui questo, il Pro, ricorda così tanto l'iPhone 5 che ogni volta che provo ad accenderlo o a spegnerlo il tasto di accensione lo cerco sopra. Raga, dopo 4 giorni di utilizzo non mi sono ancora abituato, il tasto per accenderlo non lo cerco più sul lato, come comunque è normale che sia, ma sentendo il filo a mattonella continuo a cercarlo sopra e ovviamente rimango fottuto, perché non c'è. Ora mi sta sorgendo un dubbio: il cavo MagSafe è, diciamo, di colorazione argentata, cioè la piadina di ricarica è bianca, però la parte visiva che si vede quando è in ricarica è argentata. Risulterà carina ed esteticamente accettabile su tutte e quattro le colorazioni? Apple avrebbe dovuto farne una versione magari più scura, per esempio su un iPhone nero. Ci sta, su un iPhone nero lo posso capire, lo posso tollerare, anche se effettivamente un MagSafe più scuro, colorazione grafite, magari scuro come il colore della lente della fotocamera e con un logo della mela davanti, sarebbe stato fenomenale, però era chiedere troppo, lo capisco. Vabbè dai, cosa ve lo provo a fare con quello bianco? È ovvio, è scontato che con quello bianco sia quello con cui matchi meglio, perché è lo stesso colore. E questa in realtà è un'altra prova a favore del bianco. Quest'anno il bianco, mentre in foto non mi aveva colpito per niente dal vivo, mi sta piacendo veramente tantissimo. Curiosissimo anche per il Gold, che comunque resta un fantastico candidato. E dai, anche sul Gold non è affatto male, perché comunque il plate è argento, quindi sembra più una combinazione oro molto light, molto caramello e argento, che ci può stare, vai, lo approvo molto. E poi quello blu, che in realtà con MagSafe è quello che approvo un po' di meno, perché sono due colori che proprio non c'entrano molto l'uno con l'altro. Infatti aver fatto un MagSafe, non so, Pacific Blue oppure Grafite sarebbe stato fantastico, però magari per l'anno prossimo. A parte il colore Pacific Blue che è già acceso, li volevo accendere tutti in un colpo solo, però purtroppo ho solo due mani, non mi è ancora cresciuta la terza per tutte le radiazioni che ci sono in questa casa con i dispositivi elettronici, quindi li accenderò un po' a caso, a due a due, e vediamo comunque quale si accende prima. Anche se qualcosa mi dice che il bianco si accenderà un po' dopo, non perché l'ho acceso per ultimo, assolutamente no.
Bella. Raga, non ci sono stati tagli nel video. Ci mettono veramente un secondo ad accendersi, è incredibile. A few moments later. Questo sì che è figo, voglio provare a configurare due Face ID in un colpo solo. In teoria basta metterli tipo uno sopra l'altro così. Io è ovvio che vedo solo quello davanti, però in teoria dovrebbe fare anche quello dietro. Wow, ha funzionato, incredibile raga, voglio... Ah vabbè, bastava fare così raga. Sono andato a complicarmi la vita inutilmente. Hai configurato Face ID, grande. Però esattamente come ho fatto sul 12 Pro Pacific Blue, fatemi impostare anche sugli altri gli sfondi adatti live per i nuovi colori. Quindi questo è il nero, questo è il bianco e questo è l'oro. Boom, imposta, imposta, imposta. Entrambi, entrambi, entrambi. E ci siamo gente. Anche quest'anno abbiamo effettivamente unboxato i 4 iPhone 12 Pro di tutti i colori possibili e immaginabili. Io ragazzi li ho tutti qui e me li guarderò ancora per molto, perché non ho ancora deciso quale mi piace di più. Se il nero, che comunque da anni è dall'iPhone 7 che non ho un iPhone graffite, nero, grigio, chiamatelo come volete, però è un colore molto sobrio, molto pro. Ecco, il nero secondo me è un colore molto da pro. Oppure passare a questo bianco, che è veramente da una vita che non ho un iPhone bianco. Forse non ho un iPhone bianco dall'iPhone 6. E tra l'altro questo iPhone bianco più lo guardo e più mi ricorda l'iPhone 4S, perché è quello che ha i bordi un po' più grigetti, un po' più a specchio come le vecchie antenne dell'iPhone 4 e 4S. Se invece andare su quello oro, che dalle foto era assolutamente quello che mi aveva convinto di più, e poi in tutta onestà, visto che l'11 Pro Max oro l'ho visto in mano a Surrey e mi piace veramente tantissimo, quindi quest'anno volevo andare sull'oro. Però effettivamente l'oro del 12 è diverso dell'oro dall'11, non lo so, vedremo. Oppure se andare sulla nuova tonalità Pacific Blue, che sicuramente è molto bella, temevo potesse stancare un blu tutti i giorni, invece comunque siccome più che blu si tratta di un blu tendente al bianco, sicuramente stuferebbe di meno, però non lo so. Voi ragazzi fatemi sapere quale acquisterete, se lo acquisterete ovviamente di che colorazione, quali vi piacciono di più, e fatemi sapere anche quale vi piace di meno. Scrivete nei commenti quello che vi piace di più e quello che vi piace di meno. Detto questo ragazzi, io spero che questo video unboxing di tutti gli iPhone 12 Pro vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui a lato potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qua al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.